Cado emittente radiofonica, ma quest'anno c'è stato il boom di ascolti. Abbiamo fatto un salto di qualità, direi, no? Sì. Beh, siamo una delle radio più ascoltate di Roma, Radio Radio, quindi sono molto felice da settembre di essere entrata in questa grande e splendida famiglia che mi ha accolto veramente splendidamente. Sto molto bene, la trasmissione va bene, seguita tra l'altro da circa 10 giorni, i miei capi, Lario e Fabio, mi hanno, come dire, inserito all'interno di un altro contesto di attualità. Sei stata promossa. Sono stata promossa a 2:30 di diretta, sarà felice mio padre, visto che parlo di attualità e politica adesso, e di cronaca nera. Prima facevo solo cronaca rosa, mamma mi ha messo a fare la cronaca nera. Però va bene, insomma, si impara, si cresce. Io sono laureata, lo sai, con il lettere, col massimo dei voti, quindi almeno metto anche un po' in pratica quello che ho studiato, no? Certo. Vicino a te un monumento veramente del giornalismo italiano, Ignazio Scardina. Beh, abbia detto storico, già mi sento in imbarazzo, no? È la storia che parla per te, Ignazio. Detto. Poi ho visto la canzone che, di cui avete parlato prima, Selfie scelta 4. Io, no, sì, ma sì, l'ho scelta io, era la canzone di Tony Santagata. Ah, certo, sì, sì. Perché sì, discutevamo col mio capo Beppe Berti, che ora non c'è più, e facevamo, però questa credo che sia il momento giusto, era il 77, quindi qualche anno fa, due giorni, sì, quindi stasera tra lo storico e i ricordi, adesso ho premiato pure Mandolesi, tra breve mi prendo il volo. Ma Alberto, ragazzino, peccato che abbiamo la stessa età, quindi siamo amici da... Alberto prende sempre il sole, visto? Sempre, sempre abbronzato. Circolo, quindi... Sì. E quindi sono veramente felice, anche perché l'ho sentita poco, poco, però quanto basta. Poi laureati in lettere, quindi mi fa piacere. Poi si vede che bravo. È mia madre, quindi è una storia lunga, sì. Ah, si vede. Si intravede qualcosa, sì. L'aspetto non può tradire sicuramente. Grazie Ignazio Scardina, premia, non succederà più. Oggi due premi ci portiamo, è arrivato anche il mio fidanzato, quindi